Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Siamo a sabato 11 novembre 2023, San Martino di Tours, auguri ai festeggiati e benvenuti al nostro almanacco. A Roma il sole è sorto alle 6.55 e tramonta alle 16.53 ora solare, a Milano alle 7.17 e tramonta alle 16.56 sempre ora solare. Luna che si leva alle 4.44 per tramontare alle 15.51. Il proverbio di oggi: a San Martino ogni mosto è vino. Andiamo ad accadere l'11 novembre del 1918, una grande notizia invade tutto il mondo, è la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Alle ore 11 la firma dell'armistizio da parte della Germania in un vagone ferroviario in Francia. Ancora nel 1930 il brevetto viene riconosciuto da Albert Einstein e Leo Szilard per la loro invenzione del refrigeratore Einstein. La NASA nel 1966 lancia la navetta Gemini 12 con a bordo gli astronauti James Lowell ed Edwin Aldrin. Nel 1992 la Chiesa d'Inghilterra vota per permettere alle donne di diventare sacerdoti. Sono nati oggi Asafa Powell atleta, Arianna cantante, Leonardo DiCaprio attore, Demi Moore attrice, Luca Zingaretti attore, Alessia Marcuzzi presentatrice. Mentre ci lascia in questa giornata, nel 2004 Yasser Arafat, nato a Il Cairo e morto in Francia nel 2004, è stato un noto politico palestinese e combattente nel 1994 Nobel per la pace. Siamo all'aforisma: chi cade nell'acqua è forza che si bagni, lo diceva Giovanni Verga. Bene, tutto termina il nostro almanacco, un saluto da Gino Comentale, riprenderemo il tutto domani alla stessa ora su Stereo 5 TV. Grazie per averci guardati, buona giornata a tutti, ciao! L'almanacco torna domani.